La sconfitta patita 14 giorni or sono alla San Gaetano è solo un cattivo ricordo, merito allora di una città di Catania prevalso per 1-0, ma questo bel passo ha già invertito la rotta, battendo l'Adran in campionato e in Coppa Italia. La squadra allenata da Alessandro Di Maria affronta il Belvedere Città Giardino, appaiata in classifica a 8 punti, al quinto posto, alla ricerca di un posto al sole nell'elite regionale. Andiamo con la lettura delle formazioni, partendo dalla formazione ospite allenata da mister Buonarrivo, il portiere e Cerruto, sugli esterni Bongioano e Midolo, coppia difensiva Saraceno e Zagami, tridente di centrocampisti con Bruno il capitano, coadiuvato da Rizza e Tilotta, in attacco Carrabino con Tralongo e Fusca. Il bel passo invece risponde con Umberto Cirnigliaro, Mascali e Balsamo saranno gli esterni difensivi, Oliveri e Daidone invece il tandem di centrali con Litteri, Palazzolo e Mazzarino in mediana, e in avanti Alessandro Randi ai cui lati agiranno Mattia Lupo, classe 98, protagonista con una grande partita di Coppa Italia contro l'Adrano, e Luca Barberi, che ritorna titolarissimo in panchina. Sciuto, Ruscica, Giuffrida, Reale, Spampinato, Bellia e Buonaccorsi. Parte la sfida con il primo pallone giocato dalla Belvedere Città Giardino. Attenzione allo strappo del Belvedere col numero 7 Rizza, si defila sulla sinistra, là c'è il supporto con Tilotta, la conclusione di Tilotta, gioca il pallone, il tacco da parte di Lupo, poi Pietro Palazzolo nella tre quarti, la conclusione di Pietro Palazzolo che va a lambire il palo. Ci ha provato il numero 7 quando siamo giunti al minuto 16 del primo tempo. Carrabino sponda, attenzione a questo pallone giocato verso Tralongo, il numero 11 cerca l'inserimento, Tralongo, non c'è il fischio, il direttore di gara, Tralongo alto sopra la traversa. Attenzione a questa giocata, la conclusione da parte del numero 8, poi Cirnigliaro mette una pezza, decisivo poi nuovamente Umberto Cirnigliaro. Attenzione a questa buona opportunità, Pietro Palazzolo per Luca Barberi, la conclusione del numero 11 bianco celeste. Pronto alla battuta, Pietro Palazzolo, attenzione, la battuta, questo pallone, Daidone, tocca appena, bel passo ancora pericoloso comunque, traversone dalla sinistra, però non arriva questo pallone in area di rigore, poi ci pensa Angelo Mascali, conclusione assolutamente fuori dallo specchio della porta, addirittura andrà in fallo laterale. Lì il numero 9 non fa valere i suoi centimetri e il suo fisico, attenzione, poi il pressing regolare, allora il pallone per Marco Litteri, il traversone col destro, attenzione, l'appuntamento col gol, la parata di Cerruto, clamorosa, e poi il tap-in! Lì Cerruto ha fatto un miracolo al 34esimo minuto su Alessandro Randis. Tre giocatori in barriera, in area di rigore, tanti giocatori del bel passo, Palazzolo pronto, la battuta, attenzione, la conclusione, la parata di Cerruto, poi Litteri. Buona la transizione qui del bel passo, fatta di passaggi di prima intenzione, attenzione, il pallone ancora in area di rigore con Litteri che sbuccia, Rizza, poi il traversone tentato, ancora un pallone buttato in mezzo, Carrabino, la conclusione che va davvero vicinissimo, anche se Umberto Cirnigliaro sembrava pronto. Comunque si chiude il primo tempo dopo 3 minuti di recupero, bel passo e bel vedere, punteggio a reti bianche, non è mancato comunque il gioco, entrambe le squadre ci hanno provato per mettere palloni in rete. Inizia il secondo tempo con Randis e Lupo che combinano, il pallone viene gestito da Davide Oliveri, nessuna sostituzione né da una parte né dall'altra, si ritorna a giocare nel rettangolo verde da 1-0-0, comunque divertente. Sì, sì. Mascali pronto al traversone, il numero 2 però dalle parti di Cerruto, attenzione, poi Randis si fionda sul pallone ma commette fallo. Diego Giuffrida pronto alla battuta, il numero 19 col mancino, Diego Giuffrida, questo pallone in area di rigore con Randis di testa, in corna il numero 9, tanto Palazzolo a metà tra lo stinco e il ginocchio, ancora il numero 4 cerca di farsi valere con il fisico, comunque arriva con caparbietà Manuel Mazzarino, ancora il numero 4, pallone scaricato a destra verso Barberi che lascia sul posto il numero 3, traversone da parte di Barberi, allora arriva l'incordata e il pallone che va in rete, bel passo in vantaggio 1-0, ha segnato ancora lui Alessandro Randis,
quando scocca il 63esimo minuto. Azione confusionaria, gran cross da parte di Barberi, c'è stato il colpo di testa, questo pallone che poi è andato in area di rigore, la risolve Alessandro Randis. Attenzione, intanto c'è il calcio di rigore per il Belpasso con il fallo procurato da Diego Giuffrida. Sono stati bravissimi Pietro Palazzolo e Diego Giuffrida. Davanti a lui solo Cerruto, parte col destro Alessandro Randis, la risposta di Cerruto, lo controlla, poi lo gioca sempre in favore del numero 9 Saraceno, su di lui, calcio di punizione. Qui bisogna capire, soprattutto concepire come Randis abbia potuto fare fallo. Poi ottimo anticipo da parte del numero 7. Attenzione, c'è superiorità numerica con Luca Barberi, opzione a destra per Alessandro Randis, entrerà di rigore Alessandro Randis, ancora Cerruto, gran salvataggio, poi Barberi e Cerruto stavolta per i fotografi. Mentre c'è il triplice fischio di chiusura del match, Belpasso che ritorna a vincere, soprattutto alla San Gaetano, lo fa grazie al gol messo a segno da Alessandro Randis quando scoccava il 63esimo minuto. Poi la squadra bianco-celeste ha avuto l'opportunità per raddoppiare, ma sempre Randis dagli 11 metri, stavolta non è risultato freddo, bravo Cerruto a negargli il raddoppio. È stata una bella partita che si chiude però purtroppo con un clima incandescente. Ciò che conta però per la squadra allenata da mister Di Maria è il sorpasso al Belvedere, o meglio i 3 punti, e quota 11 punti in classifica, almeno per un giorno il Belpasso è secondo in classifica. Da Francesco Casici è tutto per Bipress, l'appuntamento alla prossima settimana. Oggi è una grande giornata per noi, era importante dare continuità alle 2 vittorie in settimana con l'Adrano in campionato e in coppa. Ci è andata bene oggi, abbiamo sofferto il primo tempo un po', poi siamo venuti fuori, abbiamo cominciato a macinare il gioco, a collezionare occasioni da gol che purtroppo oggi non entrava. Fortunatamente la risolta, non ho capito se Randi sul 98 Lupo, che sarebbe al terzo gol in settimana, sta facendo bene, un ragazzo che non parla mai e parla sul campo. Ma al di là del gol che credo sia di Alessandro Randis stesso ha mancato il raddoppio su calcio di rigore. Ecco, secondo te per un attaccante mettere il pallone dentro, soprattutto quando eravamo giunti sull'1-0, poteva essere una risoluzione del match? Invece si è sofferto sino alla fine, anche se non hai dovuto compiere parate decisive. Magari, dai, si poteva chiudere prima o con il rigore o senza rigore. Alessandro lo conosciamo, non è cosa sua tirare rigori. Questo almeno io lo conosco da bimbo. Però il mister continua a dargli fiducia. Bisogna raggiungere la classifica marcatori, soprattutto lui che ha un ottimo bottino. Invece tu, parliamo della tua partita, hai fatto delle parate importanti, io sottolineerò la parata su Carabino, anche se precedentemente la conclusione di Tilotta non era stata irresistibile. Spiegaci quella parata che ti ricorderai. Ma sì, la palla mi è battuta male sinceramente davanti e ho respinto male. Fortunatamente sono stato abbastanza reattivo e sono riuscito a deviare la palla in angolo e mantenere il risultato sullo 0-0. Prossima domenica AC Sant'Antonio, e questa è un'altra partita ravvicinata, un'altra partita playoff. Ma è una squadra comunque che lotterà con noi per ottenere una posizione importante a livello dei playoff, perché io non mi nascondo, il mio obiettivo almeno personale della squadra è quello, nessuno ci ha chiesto di vincere il campionato, ma siamo qui almeno per i playoff, non ci nascondiamo. Loro sono un'ottima squadra, noi abbiamo battuto la prima in classifica la scorsa settimana, e andremo lì a giocarci le nostre carte, di certo non a difenderci. Sì, sapevamo che era una partita difficilissima, infatti in settimana, anche se abbiamo avuto comunque la Coppa Italia, l'abbiamo preparata sotto questo punto di vista, sapendo che era difficile da affrontare, sapevamo che avevamo giocatori rapidi davanti. Comunque non abbiamo sofferto, se penso, soltanto il primo quarto d'ora, dopodiché abbiamo preso possesso del gioco e la potevamo chiudere anche prima, dopo che abbiamo segnato con Lupo, mi sembra che ha fatto gol Randis, non lo so. Però va bene così, sono 3 punti pesantissimi, perché comunque questo girone di promozione è difficile, quindi si possono perdere punti con chiunque, ogni partita deve essere una finale. Questa squadra si piace tanto, però quando è in difficoltà ha un po' paura. Ecco, ti chiedo, dov'è che è il confine tra la paura e la bellezza del Belpasso? Ma più che paura, diciamo che ancora ci dobbiamo assestare, diciamo che sono passate va bene 6 giornate, però non credo che sia paura, perché poi comunque reagiamo bene in campo.
e l'abbiamo dimostrato anche oggi, quindi dopo che siamo andati in difficoltà ci siamo rispinti di nuovo nella loro metà campo e penso abbiamo meritato oggi di vincere. Quattro centrali difensivi, Daidone, Oliveri, Reale e Terranova. Terranova che rientrerà tra qualche settimana, ecco la vostra coesistenza, tu giochi con Oliveri, spesso con Reale, insomma mi sembra che comunque siate un reparto collaudato. Sì, no, guarda, la forza del gruppo è quando tutti si fanno trovare pronti. Ed è importantissimo, infatti aspettiamo che Vincenzo, comunque è infortunato, ma abbiamo bisogno di tutti durante tutto l'arco del campionato. Sì, noi eravamo alla ricerca intanto di continuità di risultati e soprattutto anche di una certa fluidità di gioco. Diciamo che il risultato è importante, con il gioco dobbiamo ancora lavorare, però è chiaro che stiamo facendo ancora un po' fatica in mezzo. Pietro si sta impegnando tantissimo per le caratteristiche, naturalmente non sono quelle di un play basso, però dietro con Daidone, chi è che si avvicenda là, Oliveri e Reale, abbiamo una certa solidità e quindi possiamo reggere per adesso l'emergenza. In realtà questa squadra ha nel quoziente offensivo la sua capacità più importante, offendere probabilmente gli riesce più facile, tant'è che mister con la mossa di Diego Giuffrida abbiamo visto una squadra un po' più frizzante, un po' più interessata a vincere la partita. Sì, era una possibilità, un'opzione che ci eravamo messe da parte in panchina, sia Lorenzo che Diego erano persone che potevano cambiare la partita. Eravamo un po' appiattiti, non facevamo la superiorità numerica, Diego ci ha portato un pochettino di superiorità numerica nell'uno contro uno, però devo dire che Barberi è uscito alla distanza, anche lui diciamo in alcuni frangenti è stato decisivo per noi. Ecco Barberi, parliamo proprio di lui, del numero 11, giocatore veramente dottor Jekyll e Mr. Hyde, bastone e carota, ha fatto una partita anche lui di sacrificio, ha sfornato davvero traversioni importanti, il gol dell'1-0 arriva dal traversone sulla destra, però poi al 94esimo minuto si fa buttare fuori. Questo atteggiamento come si può redimere? Luca lo conosciamo tutti, non riusciamo ad odiarlo perché si fa volere bene, soprattutto per quando fa bene e si impegna. Purtroppo sono piccoli errori, noi siamo una squadra molto giovane, abbiamo un'età media nell'organico da 20,5 anni e si nota tutto anche in questi frangenti, purtroppo, però voglio dire, ci sta, però bisogna crescere. In appendice al match abbiamo detto che al Belpasso si fanno i punti, in realtà se ne fanno 9 degli 11. Adesso si va in trasferta da Cesantantonio e forse è la trasferta più difficile post Biancavilla, o meglio dopo Biancavilla. Quale sarà la medicina? Anche se adesso la domanda è un po' intempestiva, ne parleremo durante la settimana, però la trasferta di Cesantantonio diventa un banco di prova davvero importante. Sì, vabbè, ma anche questa di oggi era una partita importante, il Belvedere aveva dato fastidio a tutti. È una squadra che, come avete visto, corre tantissimo, è ben messa in campo, anzi approfitto per fare i complimenti al mister. Anche a Sant'Antonio sarà una partita di quelle importanti, però abbiamo una settimana davanti, adesso dobbiamo recuperare un po' di energie, abbiamo giocato in 8 giorni 3 volte, fortunatamente abbiamo vinto tutte e 3 volte, diciamo che con la testa adesso siamo un po' più sereni. Sicuramente siamo venuti a Belpasso per fare la nostra partita, ci siamo riusciti bene nella prima parte del primo tempo, abbiamo avuto qualche occasione che potevamo finalizzare meglio e sicuramente se avessimo fatto gol la partita si sarebbe messa in maniera diversa per noi. Avete un centrocampo tecnico con un attacco che tra l'altro sa anche risolvere le partite con i vostri interpreti. Questa squadra come si può collocare in questo girone B e in questo girone C del campionato di promozione? Sicuramente equilibrato, livellato, tant'è che la classifica in questo momento suggerisce molte squadre nel giro di pochi punti. Sì, il campionato è molto livellato. Bisogna vedere se è molto livellato fra le prime 5 o fra le prime 8-9. Sicuramente il nostro obiettivo è quello di raggiungere la salvezza il prima possibile. Poi non appena arriverà matematicamente la salvezza, come si dice, l'appetito viene mangiando. Senti Bruno, tu hai giocato nelle squadre dello svariato insomma comprensorio catanese, ragusano, soprattutto siciliano, hai calcato palcoscenici D ed eccellenza. Ora questa esperienza col Belvedere. Sì, diciamo che per me non fa differenza la categoria, metto lo stesso impegno che mettevo prima. La promozione è un campionato interessante, sicuramente rispetto a prima ci sono stimoli diversi perché oggi si aggiunge la famiglia, i figli e tanti altri impegni che portano via tempo che prima magari era dedicato più al calcio.